Così l'anima si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che danno la morte. Gli spiriti maligni portano la vita della persona, portano il corpo delle persone alla morte tramite le malattie. Gli spiriti della morte portano verso la morte sentimentale tramite il tradimento, l'abuso sessuale, verbale, psicologico, emotivo, non è vero? Gli spiriti della morte portano la vita economica della persona verso la morte tramite la disoccupazione, i debiti, le persone restano disperate, irritate, squilibrate, non è così, sì o no? Gli spiriti della morte portano la persona verso la fossa, verso la morte, la famiglia, in questo caso tramite i litigi, i tradimenti, la mancanza di rispetto, di comunicazione, di affetto. Puoi osservare che nel Sacro Testo lo Spirito Santo afferma: così la sua anima si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che danno la morte. Tu non puoi accettare nessun'area della tua vita morta. Io non so qual è l'area della tua vita che si trova morta, ma una cosa io so, secondo il testo sacro, chi ci conduce alla vita è lo Spirito Santo, quelli che ci conducono alla morte sono gli spiriti maligni. Ma Dio ci ha portato fin qui per condurci alla vita. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Al contrario, ovvero il contrario delle tenebre è la luce, il contrario della morte è la vita, il contrario della malattia è la salute, il contrario della miseria è la prosperità, state capendo? Il contrario della solitudine, della frustrazione sentimentale è la realizzazione sentimentale. Nel versetto 23 dice: ma se presso a lui vi è un angelo, un interprete, un uomo di Dio che vive ciò che predica e predica ciò che vive, dice quindi: uno solo fra mille che mostra all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo dallo scendere nella fossa. Ripeti a voce alta: ho trovato il riscatto per lui. Quando tu hai l'uomo di Dio, una persona che ti dica la verità, un messaggero di Dio, anche se la tua vita sta essendo portata verso la forza, verso la morte, anche se in un'area della tua vita o tutte le aree della tua vita stanno essendo condotte verso la morte, la forza, se ci sarà un uomo di Dio, uno solo fra mille sarà sufficiente.